Tanto grazie dell'invito. In fondazione ci teniamo sempre ad essere presenti anche per testimoniare, insomma, l'impegno e la convinzione che abbiamo su questa avventura che abbiamo intrapreso insieme all'Università di Siena con il Santa Chiara Lab, con la manager del progetto, sostanzialmente Cristiana Tozzi, che ringrazio. E niente, non mi dilungo ovviamente nel raccontarvi cosa è Siena Food Lab, perché ormai, insomma, lo sapete bene. Tra l'altro l'Academy, che è partita, se non sbaglio, a marzo e ha proseguito quasi ininterrottamente, a parte una piccola sosta estiva, fino ad adesso. Questa è la seconda edizione e questo è il terzo appuntamento della seconda edizione. Se per chi si fosse perso le puntate precedenti, come si dice in gergo televisivo, potete, insomma, sul sito di senafoodlab.it trovate tutte le registrazioni. È effettivamente anche interessante poi, quando uno è interessato ad una singola tematica, andare a ricostruire certi passaggi che abbiamo fatto nel corso della tale. Pochissime parole solo per introdurre il professor Alessio Capicchi, che peraltro è il coordinatore scientifico dell'Academy, professore ordinario di agribusiness. Io l'avevo lasciato all'Università di Macerata, lo ritrovo a Pisa e devo dire, egoisticamente, sono molto contento, perché, insomma, è un avvicinamento anche a quel modello toscano e poi anche un tema da approfondire nel corso del tempo. E chiederò a lui, insomma, poi sarà lui il padrone di casa. Insomma, io mi limito a presentare Alessio e poi, ecco, i graditissimi ospiti che vedo qui con noi, insomma, sarà Alessio ad introdurli. Il tema è la co-creazione di conoscenza e innovazione nelle aree rurali per uno sviluppo sostenibile. Quale ruolo per l'università? Ma devo dire, noi, allora, come fondazione, per noi, diciamo, questa visione partecipata dell'innovazione ci è molto vicina, quindi anche la metafora della tripla quadrupla elica, diciamo, anche noi ci sentiamo in questo meccanismo. E tra l'altro, diciamo, trasferirla in un contesto rurale è ancora più sfidante e al tempo stesso importante, perché sono un contesto rurale, e vuole dire, la provincia di Siena ne è un esempio, ci sono anche un po' quelle distanze fisiche oltre che culturali a volte da colmare, quindi questi processi partecipativi sono per noi particolarmente interessanti. Niente, due informazioni servite, insomma, ecco, come al solito sarà possibile poi porre le domande ai nostri relatori. Quindi a questo punto ringrazio i partecipanti, i nostri relatori, e passo la parola ad Alessio. Grazie mille. Grazie mille, grazie Claudio. Devo dire che appunto mi fa un po' impressione stasera, visto che l'ultima volta ci eravamo lasciati, che io appartenevo ancora all'Università di Macerata e adesso stasera sono qui e sto parlando con l'Università di Pisa. Però è vero quello che dice Claudio, c'è un percorso che è iniziato qualche anno fa, tra l'altro, e che poi la Fondazione ha avuto veramente la capacità di accompagnare. E questo percorso è nato anche da alcune esperienze che stavamo portando avanti nelle Marche e stasera cercheremo di raccontare un po' l'antefatto, via, l'antefatto di quello che è diventato poi il Siena Food Lab con una scala diversa, con una capacità diversa, grazie anche appunto alla lungimiranza da una parte di Angelo Riccaboni, di Cristiana Tozzi e al supporto partecipato della Fondazione. Stasera vi ho portato alcuni amici, innanzitutto. Sono persone che hanno lavorato con me all'Università di Macerata nelle Marche e abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, per cui anche questa consapevolezza che la conoscenza e l'innovazione nelle aree rurali possa partire veramente da una co-creazione, da un dialogo che non riguarda solamente il rapporto tra l'università e l'impresa, ma l'università in un ecosistema regionale di innovazione che ha a che fare anche con la comunità locale. Ecco, queste tematiche qui sono tematiche che abbiamo affrontato nelle Marche fin dal 2009-2010 e pian piano c'è stato un percorso. E questo percorso ci ha portato a capire che quando si parla, per esempio, di progetti belli come quello del Siena Food Lab, che ha a che fare con l'innovazione, con l'agricoltura 4.0, con l'innovazione nel settore dell'agricoltura e poi
diciamo, a prolungarsi verso tutto il settore agroalimentare, non c'è da considerare solamente quel settore, ma c'è da considerare un contesto che è quello delle aree rurali, dove tanti settori si intersecano: il settore degli eventi collegati al cibo, il settore del turismo, il turismo gastronomico, il turismo rurale, il benessere delle comunità locali che vivono in quel determinato territorio, i temi che riguardano il paesaggio. Tutte queste tematiche ovviamente sono tutte connesse, quindi quando si tocca un settore, tutti gli altri in qualche modo vibrano. E allora per noi questo è diventato fondamentale da capire, perché non c'è mai in questi settori, nelle aree rurali, una soluzione lineare. Si parla di wicked problems, si parla di problemi ambigui, perché non solo son difficili da risolvere questi problemi, è meglio intraprendere un'azione o intraprendere un'altra. Quali sono gli interessi che tocchiamo se il settore si sposta su una certa soluzione, anche tecnologica, rispetto a un'altra? Questi problemi non solo sono difficili da risolvere, ma sono anche difficili da individuare esattamente, cioè quali sono tutti gli attori coinvolti quando si decide di intraprendere una policy nuova. E allora questo ovviamente ci fa capire come, anche solo guardando a un piccolo territorio importante, ma piccolo, come possono essere le Marche, come può essere il Senese, come può essere la Toscana, tutto il mondo vive dello stesso problema, cioè dell'importanza di comprendere innanzitutto quali sono le grandi sfide, ovviamente alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile. E non è un caso che proprio in questo periodo il JRC, il Joint Research Center della Commissione Europea, stia dedicando tantissima attenzione attraverso una serie di webinar su quella che è diventata la strategia di specializzazione intelligente verso la sostenibilità. Fino adesso si parlava di S3, adesso si parla di S4, cioè la Commissione Europea vuole che in questa programmazione, in tutte le policy che riguardano la programmazione regionale e quindi anche l'utilizzo poi dei fondi strutturali, la sostenibilità venga considerata come mainstream, come una caratteristica principale di queste policy. Vi invito ad andare a vedere il sito della Smart Specialization Platform, perché troverete tantissimi webinar veramente interessanti che ci dicono un po' da qui a qualche anno, appunto in questa programmazione 2021-2027, quali saranno le grandi novità che riguarderanno proprio le regioni. Ora, il problema quando si studiano questi argomenti è partire da che cos'è la collaborazione tra università e imprese. E ci sono tanti studi che hanno evidenziato nel corso degli anni come uno dei grandi problemi di questa collaborazione non sia tanto l'efficienza di come si fa il trasferimento tecnologico, ma sia proprio un dialogo. Trust, la sfiducia che si viene a instaurare tra l'università e le persone che lavorano nelle istituzioni, quindi l'università, in questo caso la fondazione, gli operatori delle confederazioni di agricoltori, le agenzie regionali, le persone che lavorano in questo contesto. Che tipo di rapporto possono avere? Che tipo di fiducia, ci può essere per poter, arrivare poi a delle soluzioni concrete? Non basta ripetere un'informazione, non basta neanche accompagnare in un percorso verso l'innovazione, bisogna continuare ad avere un dialogo tra tutti questi soggetti. E questo è molto difficile. È molto difficile anche per il tipo di approccio culturale che abbiamo ai progetti di sviluppo regionale, perché molto spesso partiamo da non so, da un principio che è quello c'è un bando, dobbiamo far domanda per quel bando per trovare qualche soldo per fare qualcosa, no? Che non è proprio quello che ci dovremmo aspettare quando pensiamo alla programmazione regionale, allo sviluppo regionale. Il punto dovrebbe essere esattamente l'opposto. Ho un dialogo serrato con il territorio, ho una serie di partenariati pubblico-privati che si muovono continuamente, ed è questo che vuole anche la strategia di specializzazione intelligente. A quel punto lì il bando che esce è qualcosa che può supportare quel percorso, è qualcosa che può dare linfa vitale a qualcosa che è già iniziato. E l'evidenza che siamo abituati a pensare diversamente è che quando poi finiscono i progetti, il giorno dopo,
che finisce il progetto, magari un progetto europeo, è andato anche molto bene, con tanti risultati. Dal giorno successivo si smette di lavorare a quel progetto e ai risultati di quel progetto. Quindi c'è un problema di sostenibilità del progetto, c'è un problema di sostenibilità dei risultati e di capitalizzazione di quello che si fa. Per questo noi ci siamo trovati, non definiti da noi stessi a Macerata, ma da altri colleghi che stavano studiando un po' qual era il ruolo delle università nelle aree rurali, a essere definiti in questo approccio una civic university, cioè qualcosa che va oltre proprio anche l'approccio della entrepreneurial university, un'università che abbia il senso del posto. Vedete, a un certo punto, tra le varie caratteristiche di queste civic universities, dove si parla di collaborazione, di dialogo, di multidisciplinarietà, di senso dello scopo, di un approccio olistico dove si mette insieme la didattica, la ricerca, la terza missione, si parla anche di sense of place, cioè il fatto che l'università possa diventare un laboratorio vivo che dà opportunità specifiche di lavoro e anche di impatto al territorio. Ed è quello che sta facendo il Santa Chiara Lab con la fondazione, con il Sena Food Lab in pratica. Questo senso del posto. Poi vedete, magari la rivedrete nella presentazione, ma tutte queste dimensioni secondo me spiegano bene il lavoro che è iniziato a Siena. Ora, come possiamo fare questo? Perché quelli sono un po' i principi che reggono questo tipo di approccio di università. Ma dall'altra parte, quali sono gli strumenti con cui possiamo lavorare? E nel nostro lavoro a Macerata, con questo team di ricerca che ha visto passare tanti dottorandi che poi magari sono andati a fare questa ricerca cofinanziata dalle imprese in altri contesti territoriali, quindi appunto ora siamo un po' in una diaspora, no? Siamo un po' in giro per il mondo, tutti quelli che sono passati da lì, però ci siamo sempre posti il problema di partire dalla realtà e quindi di usare approcci costruttivisti. E quindi problem-based learning, project-based learning. Abbiamo gli studenti, mettiamoli all'opera su un problema reale, facciamoli conoscere gli imprenditori, portiamoli nel campo a toccare con mano il problema. Anche questo troverete qualche somiglianza, no, con il lavoro del Sena Food Lab. Cerchiamo di farli lavorare come consulenti, nel senso consulenti gratuiti, perché mentre fanno consulenza a partire dalle poche informazioni che magari possono avere, però si calano nella realtà, che portano un contributo. Ora, questo perché è importante? Perché è importante lavorare così? E qui lascio la parola a Gigliola Paviotti. Perché c'è veramente bisogno di un modo diverso, di un modo nuovo, che magari forse proprio nuovo non è, ma forse ce lo eravamo dimenticati un po', di conoscere la realtà, specialmente in certi ambiti, ovviamente, non parlo di tutte le discipline scientifiche, ma in certi ambiti conoscere la realtà partendo dal mettere le mani in pasta può essere importante. Allora, Gigliola Paviotti, che è una ricercatrice postdoc, che ha una sede di ricerca all'Università di Macerata, ci spiegherà come mai è importante partire da quella che è la cassetta degli attrezzi da mettere a disposizione degli studenti per capire meglio anche il mercato del lavoro e per affrontare al meglio la transizione tra università e mercato del lavoro nelle aree rurali. Poi dopo Gigliola riprenderò in mano la discussione. Prego. Buonasera a tutti, se posso condividere lo schermo, condivido due slide di riferimento. Chiedo scusa Cristiana, so che ogni volta tocca passare il comando. Io vi darò brevemente l'antefatto di quello che stava dicendo Alessio, ovvero sì, quella è una delle nostre attuali. Non dico conclusioni, ma insomma di una delle nostre, il modo in cui noi facciamo didattica è una dei nostri processi attivati nel quadro di questa relazione con il territorio. Non vedo la condivisione del video, comunque pazienza, casomai facciamo senza video, voglio dire, facciamo senza slide. E quello che noi, non mi risoffermo sulla collaborazione tra università e impresa, perché è chiaro che
La collaborazione tra università e impresa ne ha un po' già accennato Alessio, e comunque più o meno già sappiamo tutti che ci sono tantissime politiche che la promuovono. Più che altro mi soffermo rispetto a questo sul fatto che quasi tutti i documenti di OECD, dell'Unione Europea e anche quelli nazionali riferiscono molto più a quella che è la ricerca e soprattutto la cosiddetta terza missione. Di conseguenza, non tutte le università, ma molte università tendono a muoversi rispetto proprio alle missioni, no? Prima missione, seconda missione, terza missione, quindi insegnamento e preparazione del capitale umano, diciamo, Allora, ricerca. scusami, nel frattempo dovresti essere in grado di fare la presentazione, vedi un po'? Ah, sì. Perfetto. Perfetto, scusate, mi ero lasciata prendere dal discorso, non ho più guardato il video. Chiedo scusa. Vediamo. Riuscite a vedere? Riuscite, immagino. Sì, ero più o meno arrivata qui. Dicevo, la logica con cui ci si muove come università molto spesso è legata è a blocchi, no? Come dire, cioè. Ci sono delle attività che appartengono alla prima missione, alla seconda, alla terza. E l'inserimento professionale del laureato sul territorio viene fatto all'interno di una logica, siccome io aggiorno i miei curricula di studio rispetto e anche dialogando con le imprese, allora saranno senz'altro occupabili. La realtà è che poi non funziona così e noi ce ne siamo accorti diversi anni fa perché avevamo dei risultati, diciamo soprattutto dei dati più generali di Alma Laurea, che non erano soddisfacenti rispetto alle nostre aspettative. Diciamo, partiamo dalla considerazione che io sto parlando, lo sapete, ma lo ricordo, di una università che è in un territorio, che agisce in un territorio periurbano e rurale. L'urbanizzazione è soprattutto sulla costa, l'Università di Macerata è più all'interno e riferisce ad un territorio molto più rurale anche da un punto di vista territoriale. Noi siamo partiti da un punto, ovvero siamo partiti da quello che avevano fatto gli altri, come tutti, abbiamo fatto un minimo di letteratura review per capire com'era strutturato il lavoro nel mercato locale, di tipo rurale, perlomeno quelle che erano le linee comuni, perché poi sui contesti locali sono molto place based, come dire, no? E dipendono da variabili molto contestuali che non sono necessariamente riportate in letteratura in tutti i loro aspetti. Tuttavia, vero è che ci sono alcuni elementi che sono comuni a tutti i mercati locali afferenti al rurale, ovvero il rurale ha un problema di depopolamento, ha un problema di giovani purtroppo che se ne vanno, quindi c'è un invecchiamento della popolazione che è la popolazione che rimane, ma molto spesso è anche la popolazione di ritorno, coloro che da pensionati decidono di andare a vivere in campagna e le offerte di lavoro sono in genere stagionali, sono in genere per bassi o medi profili e quindi teoricamente diciamo il laureato è come dire, non dico tagliato fuori, però a meno che non abbia un tipo di attività che appartiene che è legato all'agricoltura, che ovviamente si tiene a logica nei territori rurali, voglio dire, è un po' più svantaggiato rispetto al laureato che si muove su mercati più urbani e più orientati ai servizi. D'altro canto è vero anche che il tessuto, del mercato rurale è fatto di piccole imprese, nelle Marche, più che altro, adesso vedremo, sono di tipo manifatturiero, hanno una caratteristica artigianale. Noi qui avevamo lavorato sull'agri-food, per esempio, e in questo senso anche lì la dimensione dell'impresa era più che altro l'impresa familiare, la PMI sono poche le imprese di dimensioni grandi da avere, per esempio, anche solo il responsabile delle risorse umane. Un giovane in una zona rurale si confronta anche con altri limiti, che anche questi sono abbastanza classici, voglio dire. Quindi sui trasporti, sui servizi e anche sul problema di internet, che devo dire si è un po' moderato dopo la pandemia, che accanto alla disgrazia ha portato anche
un utilizzo di una riscoperta per certi versi del rurale anche da questo punto di vista. Il mercato del lavoro delle Marche è abbastanza simile a quella, alla foto che viene data dall'analisi della letteratura. Non è una regione che abbia una disoccupazione giovanile. Qui io presento quelli, i dati del 2019 fondamentalmente. E, i dati nuovi forse risentono un po' di più di altre cose, degli avvenimenti vari del 2020, insomma, e quindi non sarebbero distintivi. Ma in generale le Marche non sono una regione che si discosta molto dalla media nazionale. Quello che vedete sotto sono invece i dati della laurea dei nostri laureati. Ora, fino a questo punto noi ci eravamo arrivati per capire come potevamo muoverci, in realtà per essere un po' più, per capire veramente cosa stava succedendo, l'unica maniera, secondo noi, era andarlo a chiedere a chi il processo l'aveva fatto, cioè ai nostri laureati, nel nostro caso di beni culturali e turismo. Per cui nel 2019 abbiamo fatto questa indagine, in cui abbiamo raccolto 45 questionari da parte di studenti laureati in beni culturali e turismo. Di questi abbiamo fatto 31 interviste molto profonde, perché abbiamo usato una tecnica per cui un'intervista, voglio dire, era di circa un'ora e mezza, e 31 di queste, 21 di questi intervistati vivevano nelle Marche, altri si erano trasferiti, perché la tendenza è, ahimè, non soltanto l'inurbamento, ma sempre più spesso, in linea poi con la tendenza del nazionale, spostarsi verso città più grandi che sono fuori regione o spostarsi addirittura all'estero. Abbiamo avuto una serie di informazioni veramente importanti, ne indico tre che per noi erano chiave per essere convertiti in una operazionalizzazione diversa, diciamo, no, della nostra offerta educativa. Il primo era che il canale più efficace era senz'altro la rete, cioè le persone trovavano un lavoro, non soltanto un lavoro qualsiasi, anche un lavoro qualsiasi, ma in generale un lavoro soddisfacente, corrispondente quantomeno ad un futuro professionale desiderato attraverso le reti. La cosa che forse ci ha stupito di più è la seconda, ovvero che i neolaureati, cioè i nostri laureati, ammettevano che da neolaureati non avevano, oltre al loro vacui di essersi appena laureati, saper bene come muoversi, non avevano una conoscenza reale di quello che era la situazione, da un punto di vista di mercato del lavoro. Non soltanto, del mondo del lavoro, che forse identificavano molto di più o con le narrazioni che arrivavano anche dalle generazioni precedenti, ad esempio dei genitori, e quindi non più adeguate al momento, oppure con quello che si leggeva in internet, che però riferisce anche ad altri contesti. Ma non sapevano neanche bene, non conoscevano neanche bene il settore di riferimento, cioè non sapevano quali aziende lavoravano nel loro settore, che cultura del lavoro c'era, eccetera. E ci hanno riferito che spesso le imprese sono resistenti, cioè sapendo la laurea non è vista tanto come un vantaggio in alcuni contesti, ma è vista come è lo stereotipo ma è laureato, ma ne sa più di me, ma non è adatto alla mia azienda, no? Allora, a fronte di questo, noi ci siamo resi conto che c'erano non soltanto dei gap nel passaggio, ma c'erano proprio anche dei problemi di incomprensione tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro. Per cui ci siamo dati come obiettivo incrementare soprattutto la reciproca conoscenza tra laureati e imprese, cioè cercare di farli conoscere banalmente. Se qualcuno pensa che un nostro laureato sia un nostro studente sia presuntuoso perché ha la laurea o avrà la laurea, beh no, forse è meglio se li conoscete, perché non sono così. Era importantissimo per noi perché davvero ci aveva abbastanza sconvolto questa cosa che la conoscenza del territorio e la conoscenza del settore fossero migliorati, e ritenevamo che la cosa migliore da fare fosse portarli sul territorio. E infine supportare la rete di creazioni territoriali che comunque vale per qualsiasi mercato del lavoro a qualsiasi livello.
Per cui ecco quello che diceva Alessio prima, il nostro lavoro si è focalizzato tutto, perlomeno sull'offerta didattica, sullo studente all'interno di un processo, no? Che non è soltanto, è senz'altro tutte le tecniche che si possono usare, le tecniche didattiche che fanno lavorare lo studente in impresa, non soltanto il tirocinio, ma anche il project-based learning, le consulenze, lo sviluppo di piani di insomma la simulazione di sviluppo di marketing, ma anche in modo più ampio nel coinvolgimento degli studenti nei progetti proprio, nei progetti nostri sul territorio, quelli che si chiamano di solito della terza missione e anche nei progetti internazionali, consapevoli che poi quello che avviene nel piccolo deve trovare, non nel piccolo, scusate, quello che avviene a livello locale deve trovare una linea ideale con un livello internazionale e viceversa. Per cui questo è il lavoro che noi stiamo facendo da 3 anni, dobbiamo, no, da più anni, ma stiamo raccogliendo i dati solo da 4 anni e di questi vi posso riferire che in effetti il punto che è migliorato di più, secondo noi, è nella percezione del conoscere, il territorio. Più delle volte ci viene espresso come analisi di realtà, perché a volte l'immaginario del mercato del lavoro non corrisponde a quello che è il mercato del lavoro. E secondariamente ci viene anche indicato come quello che potremmo dire rivivere il territorio con uno sguardo professionale, no? Perché spesso i nostri studenti sono locali, sono marchigiani e quindi voglio dire, conoscono ovviamente il territorio, ma non lo guardano con uno sguardo professionale. Anche questo è qualcosa che bisogna insegnare tramite la riflessione, come dire, la riflessione alla fine dei percorsi. Ed è sempre qualcosa su cui cerchiamo di stimolare. Non possiamo darvi dati di impatto perché non abbiamo i dati di quanto inserimento al lavoro, che tipo di lavoro, questo è un lavoro longitudinale di cui probabilmente avremo contezza tra 10 anni, però abbiamo dei risultati per il momento positivi e così è come lavoriamo, esattamente così, un po' in vigna. Un po' in centro, un po' nei teatri di fermo, un po' in azienda e anche durante la pandemia siamo riusciti a tenere contatto con questi imprenditori che io devo dire anche credono molto e si prestano e forse hanno fiducia e tutto quello che vi racconteranno i miei colleghi dopo. Io ho concluso, spero di essere Grazie. stata abbastanza veloce. E ho Grazie, visto Giglio. che c'erano delle domande, ma non sono riuscita a leggerla, per cui le leggerò ora. Sì, ma adesso ne. Chiedo scusa agli autori delle domande. Vedevo che appariva qualcosa, ma non ho mai fatto in tempo. Sì, ma adesso rispondiamo, Giglio, a tutti. Ah, va bene. Sì. No, la cosa che ti chiedo di fare tecnicamente è di rendermi, cliccando sul mio nome con il tasto destro, di L'ho rendermi fatta. Ce l'ho fatta presentatore. Alessio e ora è Io relatore tuo. non posso più condividere, quindi No, allora, tutto Alessio. Cristiana, se puoi rendere relatore me adesso e poi dopo ripassiamo la parola a Ugo, Ah, che molte ok. volte riprendo la parola io. Allora, il lavoro che ci ha fatto vedere Gigliola ci fa capire anche che per arrivare a un livello di attenzione, di analisi approfondito, noi abbiamo bisogno anche di ricerca e la ricerca ci dovrebbe dare degli strumenti per andare più in profondità a queste grandi sfide. Prima c'era una domanda da parte di Simona che diceva ma perché solo le imprese? Non si parla anche dei privati? No, in verità si parla proprio come diceva prima anche Claudio, di quadrupla elica dell'innovazione, cioè il punto qui è di mettere insieme quando si parla di quadrupla elica si parla di pubblica amministrazione, università, il mondo della ricerca, scuole, imprese e comunità locali. L'idea che abbiamo seguito, cioè che non è un'idea e non abbiamo fatto niente di nuovo, onestamente, abbiamo cercato di rendere tutto contestualizzato in un ambito preciso, è stata quella di mettere insieme questi attori cercando di dare continuità a questo tentativo. E ci siamo resi conto che se si dà continuità, se si riesce a fare un intervento che non sia appunto il piccolo progetto
che poi finisce e dopo non se ne parla più, si possono andare a esplorare delle zone, anche di ricerca, ma anche di imprenditorialità, che magari, in altri casi è difficile andare a toccare. Per esempio, il tema del ricambio generazionale, no? È un tema importantissimo, sappiamo bene, nelle aree rurali, così come quello del cambiamento sociale, così come quello della partecipazione attiva della comunità. Ecco, questi aspetti sono fondamentali e non si interviene perché si fa una ricerca in un momento preciso di tempo, ma perché c'è una continuità. Come diceva prima Gigliola, quando si possono rilevare dati in maniera longitudinale, cioè prendendo un certo arco di tempo. E il nostro arco di tempo inizia nel 2009, quando siamo partiti da un'evidenza. Nelle Marche c'è una fiera che si chiama Tipicità, che è la fiera del Made in Marche, fatta nella prima settimana di marzo. Questa fiera partecipano tantissimi operatori, molti vanno lì esclusivamente per farsi delle grandissime mangiate, ma ci sono tantissimi operatori che in quel momento si ritrovano. È uno dei momenti cruciali dell'anno perché dentro una fiera di settore è aperta al pubblico, quindi è B2C, business to consumer. In quel momento lì c'è la possibilità di mettere a tema tante cose. Allora abbiamo detto insieme a loro: perché non venite in università e iniziamo a ragionare su un marchio ombrello territoriale? E nel 2011, tra 2011 e 2013, siamo arrivati a creare un marchio ombrello che era marchio d'eccellenza e metteva insieme pubblico, privato, associazioni che cercavano di promuovere la regione. Abbiamo dei grandi esempi come il Sud Tirolo, come caso di marchio ombrello territoriale che funziona tantissimo da tantissimi anni. Però cercavamo di rifare la stessa cosa in un ambito locale. Ovviamente anche questo ti richiede di utilizzare tecniche, di ricerca partecipata. E poi tra il 2013 e il 2014 siamo stati fortunati perché abbiamo iniziato a dire: ma se noi i progetti europei e le applicazioni che facciamo, le domande che facciamo per progetti, invece che soltanto per fare ricerca, ci servono le portiamo per fare ricerca, ma anche attività di terza missione, attività di coinvolgimento con gli operatori, forse riusciamo anche a esplorare nuove strade. E allora, da una parte abbiamo creato questo portale che trovate ancora in questo link, unimc.it/farmlink. Gli studenti che seguono oggi di agribusiness di Siena lo conoscono bene perché l'hanno dovuto studiare per il loro corso. Ma la cosa interessante di questo sito web, che è una sorta di manuale di marketing agroalimentare, è che questo portale è stato una collezione di marketing tradotto in cinque lingue, è stato realizzato dentro un progetto europeo in cui le lezioni di marketing ce le facevano gli imprenditori agricoli. Quindi, che cos'è il marketing per voi? Come ci portereste un esempio rispetto alle politiche di prezzo, rispetto all'innovazione nel prodotto? E quindi questo sito è pieno di esempi. Ovviamente sono esempi del 2015, quindi ci sono tante possibilità di aggiornamento, anzi, se qualche studente vuole, qui c'è materiale per tesi di laurea sicuramente. L'altra cosa importante è rendersi conto che ci sono progetti europei che ci danno la possibilità di fare mobilità. E uno di questi grandi programmi si chiama Urbact. Abbiamo avuto la fortuna nel 2014 fino al 2015 di partecipare a un progetto che si chiamava Gastronomic Cities. Il progetto è stato veramente un crocevia per noi di racconti, di incontri di persone e di buone pratiche, perché siamo andati con la città di Fermo, e in particolare con gli imprenditori agricoli, responsabili della ristorazione, albergatori, amministrazione pubblica. Siamo andati a Burgos e in altre città europee a vedere come loro avevano fatto promozione del territorio partendo proprio dalla connessione sempre più stretta tra le varie fasi della filiera, quindi cercando di mettere insieme dall'imprenditore agricolo fino alla ristorazione, fino al food delivery. E quella è stata una grandissima occasione, non solo per ampliare gli orizzonti e quindi l'importanza della mobilità, l'importanza di guardare fuori dal proprio ambito, ma dall'altra parte è stato utile perché ci siamo resi conto che si potevano iniziare a creare delle comunità di pratica, dei gruppi che potevano incontrarsi continuamente anche senza il progetto europeo.
E quindi poteva nascere una sorta di amicizia, di rapporto, di fiducia tra noi che lavoravamo all'università e questi operatori. E a partire da quello abbiamo iniziato a fare una serie di eventi sul territorio. Intanto questa fiera che si chiamava Tipicità e che veniva fatta principalmente in un capannone fuori dalla città di Fermo, iniziò a diventare un evento per la città, proprio perché la comunità locale lo chiedeva e quindi si organizzava questo Tipicità in the City. E poi iniziamo a pensare che forse potevamo sfruttare l'università con le tante connessioni internazionali. Molto spesso ci domandiamo, gli amministratori locali si domandano dove possiamo andare a trovare i nostri consumatori internazionali, i nostri turisti. Una modalità ce l'abbiamo veramente sotto gli occhi, è il fatto che ogni università ha tantissimi, ha migliaia di studenti internazionali che vengono a fare l'Erasmus qui in Italia. E allora ci siamo detti, perché non organizzare una student competition dove mettiamo insieme studenti che vengono da tutta Europa e durante una settimana in cui hanno la possibilità di fare turismo esperienziale, no? Questa parola ormai è di moda, la conosciamo tutti. Comunque, incontrare direttamente gli imprenditori, le comunità locali, le persone, gli artigiani e poi alla fine di quella settimana, raccogliendo informazioni da tutti, andiamo in un teatro pubblico e rendiamo tutti i piani d'azione che ogni gruppo internazionale sta studiando per il territorio, lo rendiamo alla cittadinanza, lo rendiamo ai sindaci, lo rendiamo agli operatori. E questa è una cosa che sta andando avanti ancora oggi e che non abbiamo mollato durante la pandemia. Abbiamo continuato a farla convocando tutti questi operatori del territorio a delle sessioni online in cui gli studenti internazionali portavano il loro punto di vista sulla possibilità di sviluppo del territorio. Questo secondo questo approccio della quadrupla elica che ci dà la possibilità di avere opinioni diverse che poi a un certo punto trovano una sintesi quando c'è un incontro, una restituzione tra gli studenti, in questo caso perché per noi la quadrupla elica ha al centro una persona che è lo studente e che fa anche da mediatore culturale, perché quando ovviamente un docente va in campagna a parlare con un imprenditore non è detto che ci sia lo stesso linguaggio anche, non è detto che si parli lo stesso linguaggio, o probabilmente abbiamo anche il pregiudizio l'uno dell'altro. Allora, gli studenti in questo sono fondamentali perché probabilmente riescono anche a rendersi conto prima delle difficoltà di un dialogo che ci può essere tra università e imprese. Ma la cosa interessante è che tutto questo lavoro era stato fatto mettendo insieme l'ambito umanistico dell'Università di Macerata e l'ambito dell'ingegneria informatica che veniva rappresentato da il team del professor Frontoni della Politecnica delle Marche. E si partiva da un evento storico, la città di Montegiorgio, i cui abitanti erano stati studiati tra i vari paesi in Italia, tra l'altro Pollica, l'esempio più famoso, da questo professore americano Ansel Keys che aveva poi codificato la dieta mediterranea. Quindi c'erano persone locali che volevano puntare sulla dieta mediterranea e non su un prodotto specifico, perché forse non c'era un prodotto specifico che rappresentasse fino in fondo il territorio, ma c'era tutto un paniere di prodotti tipico della dieta mediterranea. La cosa interessante è stato vedere che utilizzando i social le persone che erano state oggetto di quello studio, che erano state studiate nel 1959 e adesso ormai con più di 80 anni, partecipavano a quell'evento che c'era in quel momento sul territorio e dicevano appunto, iniziando le ricerche a Montegiorgio, Ansel Keys non immaginava lontanamente dove saremmo arrivati. C'è il fatto che c'è una visione intergenerazionale di un territorio e che chiede anche una sintesi che oggi è possibile tramite l'utilizzo dei social. Non solo, siccome gli studenti erano lì sul territorio, utilizzando certi hashtag che venivano dati tutti i giorni, in quel momento facevano anche pubblicità al territorio, un territorio non conosciuto ovviamente come Siena, non conosciuto come la Toscana. Ma in quel momento andavamo anche a misurare qual era l'impatto in termini di visione dei post sui vari social, di nuovi follower per gli enti locali e così ci si è resi conto che una presenza attiva, se veramente parte, se fatta veramente parte di un dialogo con il territorio, può diventare anche l'occasione della promozione di quel territorio in giro per il mondo. Solamente per far vedere la parola fermo nelle settimane precedenti
non era quasi mai considerata dai social, in quei giorni riceveva tantissimi contatti in giro per il mondo, perché poi ogni studente internazionale ovviamente aveva il suo bacino di riferimento. E quindi in questo modo ci rendiamo anche conto quanto potremmo sfruttare questa modalità di promuovere il territorio partendo da chi abbiamo già lì sul territorio. Altro fatto importante è questo: gli studenti che arrivano sul territorio lavorano con gli operatori e poi dopo decidono di ritornare. Decidono di ritornare e di fare la loro azienda, di fare i loro gemellaggi, sfruttando quello, dando la possibilità di sfruttare quello che si chiama effetto catalitico degli studenti internazionali. Nel momento in cui vengo accolto in un posto e non sono sfruttato solo come un turista, probabilmente se sono trattato in un certo modo andrò lì per fare la mia attività nel futuro una volta laureato. E questo ci sono, su questo ci sono tantissimi studi che vengono fatti soprattutto in Inghilterra in merito agli studenti internazionali che vanno lì. E poi si arriva a un punto per noi fondamentale, per questo motivo lascio la parola a Ugo Testa dell'Assam. Ugo Testa è una persona con un altro grandissimo amico, una persona che ha una grandissima esperienza dei piani di sviluppo rurale, dell'assistenza alle aziende per quanto riguarda l'innovazione, ha una competenza agronomica incredibile, ma nel 2016, all'inizio dell'operatività della programmazione, ci siamo messi insieme, hanno chiesto un aiuto all'università per andare a gestire questi processi di innovazione che all'interno dei piani di sviluppo rurale si chiamavano gruppi operativi. E quindi adesso Ugo ci racconterà che cosa è successo con la collaborazione dell'università. Grazie, grazie Alessio per la bella presentazione e per l'invito a questo evento. Condivido anch'io una presentazione che è molto lunga, ma andrà molto veloce, quindi non vi preoccupate. Guardo anche l'orologio per rendermi conto dell'ora, perché altrimenti sono portato a sforare. Bene, in effetti stiamo parlando di innovazione legata proprio al settore primario, quindi al settore agricolo e agroalimentare e forestale. Un settore che ha sempre avuto difficoltà a confrontarsi con quello che è il trasferimento tecnologico, la modernizzazione, digitalizzazione, in una parola, innovazione. Perché questo? Ma i motivi sono tanti, ma sicuramente uno dei motivi principale è che le imprese sono imprese piccole, medio-piccole imprese. Nella nostra regione, io conosco la situazione marchigiana, ma probabilmente quella toscana sarà molto simile, abbiamo 30.000 imprese agricole. Non parliamo di produzione di auto, in Italia ci sono 3, 4, 5, adesso non so esattamente quante, che fanno auto. Nelle Marche ci sono 30.000 imprese che fanno agroalimentare. Quindi voi capite che per queste imprese riuscire a presentare, a far emergere una richiesta di innovazione, a far emergere dei bisogni, delle esigenze per migliorare le loro produzioni, renderle più sostenibili, renderle più aderenti ai bisogni del consumatore, non sia semplice. Dall'altra parte non è semplice nemmeno per l'università riuscire a cogliere, a catturare quali sono le esigenze del territorio, appunto perché c'è questa polverizzazione. Quindi da una parte un universo di esigenze e dall'altra parte un universo di conoscenze. Noi dobbiamo riuscire a far incontrare questi due elementi in modo tale che dei problemi o delle idee da parte di imprenditori agricoli possano, con la conoscenza del mondo universitario, della ricerca, eccetera, diventare innovazione, quindi rendere più sostenibili i processi produttivi, migliorare la qualità e quindi andare incontro a quelle che sono le esigenze che vi ricordo parlano di un aumento del 70% della produzione di cibo da qui al 2050, riducendo gli input che vengono utilizzati e salvaguardando le risorse naturali, aria, suolo, acqua, eccetera. Cioè produrre di più utilizzando di meno. Io direi è una missione impossibile. Fino ad oggi non ci siamo riusciti. Come pensiamo di far questo? Innovando, ma innovando in un modo nuovo, con una
approccio completamente diverso. È stato detto benissimo prima di me da professor Cavicchi, ma anche dagli altri, con una interazione costante, continua e capillare fra il mondo della produzione, fra chi utilizza la conoscenza e chi la conoscenza la produce. Questo è veramente importante. Però dicevamo, questi due mondi sono estremamente polverizzati, c'è tanta conoscenza in giro, c'è tanto bisogno di conoscenza, è difficile farlo interagire. Proprio per questo. Quindi arrivando proprio al gruppo operativo, la Regione Marche ha pensato quindi questa ecco la necessità di creare una rete, la Regione Marche ha pensato di realizzare vado veloce anche su queste cose, realizzare un approccio nuovo nel trasferimento dell'innovazione, individuando quello che è l'innovation broker, cioè un intermediario che riesce a fare un pochino da filtro fra il mondo degli utilizzatori e quello della conoscenza. Quindi ecco, questo è un pochino quello che è stato la struttura dei gruppi operativi nella nostra regione, finanziata dalla misura 16.1 del PSR Marche. Assam, l'agenzia dove io lavoro, è stata incaricata di creare appunto questi presupposti affinché utilizzatori e conoscenza si potessero creare in modo tale che il problema possa diventare innovazione. Ripeto, 30.000 problemi, 30.000 idee, 30.000 visioni possono concretizzarsi in qualcosa di positivo per raggiungere quegli obiettivi impossibili, quasi impossibili di cui parlavo prima. Quindi ecco, questo è quello che abbiamo fatto, individuare una metodologia e trasformarla in azioni. Noi non avevamo le competenze per far questo, le conoscenze, quindi in questo siamo andati a bussare alle università, alle quattro università marchigiane, e abbiamo avuto la fortuna, non lo dico perché è presente, ma perché è vero, di incontrare il professor Cavicchi, che sicuramente ci ha dato. Scusate, ma non si spegnerà fra un attimo. Vedi Ugo, stavi parlando, beh, Ok, sei stato pulito. ecco, digitalizzazione, infatti, no? Giusto per farvi capire, abbiamo pensato a un metodo, insieme con un gruppo di esperti, abbiamo pensato a questo metodo per riuscire proprio a favorire questo approccio fra il mondo degli agricoltori, che è un mondo difficile, ve l'assicuro, perché quando si è consolidato su dei metodi, delle pratiche, è difficile riuscire a smuoverlo, a portarlo un pochino più avanti. Diciamo, è difficile, io generalizzo, ci sono dei settori molto più ricettivi, i giovani agricoltori, il mondo del biologico che è un pochino più sensibile all'innovazione, ma il grosso del sistema produttivo sicuramente ha dei problemi, potrebbe avere dei problemi appunto a cogliere quello che è la conoscenza. Quindi abbiamo pensato a questa struttura realizzando degli info day, poi degli incontri approfondimento open day e così via. Quindi qui vado veloce perché vado direttamente col discorso degli info day. Cosa erano questi info day? In cui presentavamo appunto l'opportunità offerta da questa misura che finanzia i gruppi operativi, l'ha finanziati nel periodo precedente, ma le finanzierà anche nel prossimo periodo di programmazione, ancora con più fondi. Quindi questi info day erano degli incontri in cui imprenditori agricoli, ma non solo, tutti i rappresentanti, tutti gli stakeholder della filiera della conoscenza venivano informati su questa opportunità. Dopodiché presentavamo anche delle idee di successo, delle start-up generalmente, per far vedere come l'innovazione possa cambiare il risultato imprenditoriale, possa cambiare il modo di un'impresa di stare sul mercato. Quelle persone che erano intervenute, chiedevamo loro di dividersi in gruppi in base a degli interessi che loro avevano, e su questi gruppi abbiamo lavorato per riuscire a far emergere delle esigenze con un approccio
E qui c'è lo zampino appunto del professor Cavicchi di Alessio, un approccio partecipativo, gli Open Space Technology, con dei facilitatori dell'Università di Macerata che, e non solo, c'era anche qualche rappresentante dell'Università di Ancona, che coordinava e guidava questo metodo, un metodo nuovo per gli agricoltori non abituati a interagire e a confrontarsi con altre persone del mondo dell'innovazione alla pari. Questo è l'importante, non come persone che si trovano in una posizione inferiore rispetto a chi ha la conoscenza, no? Generalmente il trasferimento tecnologico fino ad oggi è venuto in questo modo, in modo un pochino piramidale, unidirezionale, diciamo così, dalla conoscenza si passa all'utilizzatore. In realtà qui c'era la possibilità di confrontarsi alla pari fra il docente universitario e il più piccolo degli imprenditori per scambiarsi idee, per scambiarsi pareri e per cercare di trovare soluzioni insieme. Chiaramente, questo è stato un bel metodo di lavoro che ci ha consentito di incontrare un sacco di persone nella nostra regione, un sacco di imprenditori agricoli che si sono confrontati. Questi sono i facilitatori che l'Università di Macerata ha formato proprio per rendere possibile questo approccio. Un approccio che appunto consente di cambiare un pochino il metodo dell'attività progettuale. Quello che diceva Alessio poco fa, il progetto viene finanziato, domani finisce, dopodomani del progetto non se ne fa più nulla. Ecco, questo è quello che i fondi comunitari non vogliono avvenga più. La Commissione europea finanzia con molte risorse questi progetti, ma pretende che diventino innovazione, che diventino un modo nuovo di affrontare un problema, di affrontare una situazione. Ecco, con questo gruppo di lavoro sicuramente siamo riusciti in qualche modo a cambiare la mentalità, a cambiare l'approccio e a far capire all'imprenditore che il punto di partenza del progetto non è la telefonata che ti arriva da parte del ricercatore, da parte dell'istituzione di ricerca o da parte dell'università, ma il punto di partenza devono essere i loro bisogni, le loro esigenze. E questo, diciamo, è obiettivo centrato. In parte, sicuramente, in buona parte sì. Certo, ci sono ancora delle situazioni che vanno riviste, migliorate, adattate, perché non è semplice cambiare mentalità da un giorno all'altro, però la strada è stata quella giusta. Questo era poi il modo con cui venivano condivisi a tutti quanti i risultati di questi tavoli di lavoro che venivano fatti. I temi che scaturivano da questi incontri li abbiamo messi a sistema e abbiamo realizzato degli approfondimenti andando a fare delle visite specifiche in Toscana, in Veneto e in altre parti d'Italia su temi che erano emersi in questi tavoli, e questo ha fatto sì che si coagulasse intorno a un'idea, intorno a un bisogno, un gruppo di persone che poi presentasse un progetto. Attenzione, nelle Marche, i progetti di questa misura 16.1 vedono come capofila l'azienda agricola. Questo è un dato importante perché consente, o meglio, obbliga l'azienda agricola a farsi responsabile diretta del progetto. Tutta una serie di attività che facciamo, una cosa a cui tengo molto e ho chiuso, i gruppi operativi sono partiti, ne abbiamo 42 nelle Marche. Come tutte le regioni italiane, questa è la misura 16.1, è una misura della regione Marche, della regione Toscana, di tutte le regioni italiane, di tutte le nazioni europee che fanno parte dell'Unione Europea. I gruppi operativi sono partiti nella nostra regione, come in molte altre regioni. A questo punto, qual è il nostro ruolo, visto che abbiamo fatto questa attività di animazione e di innovation broker? Pensiamo che i limiti amministrativi non possano confinare la conoscenza e l'innovazione. I gruppi operativi sono regionali, ma ogni regione ha, soprattutto se si trovano in condizioni simili dal punto di vista di mercato, condizioni ambientali, eccetera, ha esigenze molto simili. Vi faccio un esempio.
coltivazione e utilizzo della canapa. In Italia ci sono oltre 10 gruppi operativi che stanno lavorando su questo tema, dal Piemonte alla Sicilia. Quello che ci siamo posti in mente di fare è quello di creare dei momenti di condivisione fra questi gruppi operativi. Quello sulla canapa l'abbiamo realizzato il 9 di novembre. Poco tempo, sabato prossimo siamo a Cremona per realizzarne uno sull'allevamento sostenibile del bovino, proprio per mettere in contatto diversi gruppi operativi e far scambiare fra di loro idee, soluzioni per creare quello che si diceva prima, relazioni, interazione fra i diversi soggetti. Questa è la parola d'ordine. Abbiamo difficoltà a creare relazioni, ma i metodi che state presentando sono sicuramente l'aspetto più strategico per vincere la scommessa del futuro dell'agroalimentare. Creare relazioni che siano utili a risolvere i nostri problemi. Grazie. Grazie Ugo, veramente chiaro e mi fa piacere vedere che quello che abbiamo iniziato insieme 5 anni fa sta andando ancora avanti e si sta arricchendo di tante reti e di tante relazioni. Vorrei sottolineare una cosa che tu hai affrontato, perché tutta questa attenzione anche al dialogo, personalmente, è partita da un certo senso di imbarazzo che avevo proprio quando avevo a che fare con gli imprenditori agricoli. Perché fai il dottorato, fai il master all'estero, fai tutta la preparazione accademica che vuoi, impari le cose sul comportamento del consumatore, sul marketing agroalimentare, e poi ti trovi in dei contesti pubblici in cui ti rendi conto che quello che tu stai dicendo è totalmente inutile per le persone che ti sono davanti. Non solo perché forse tu non riesci a calibrare bene la tua conoscenza e non riesci a usare un certo linguaggio, ma perché la persona che hai davanti non si rende conto del bisogno che può avere rispetto alle cose che dici. Quindi cito sempre una frase che dice: non c'è risposta più inutile a una domanda che non si pone, no? Quindi io posso provare a dare tutte le risposte che voglio, ma se la persona che ho davanti non si rende conto della domanda, forse bisogna ripartire dal far emergere i bisogni e da farli emergere insieme. E il fatto di dialogare in un contesto e poi prendere e andare a vedere come hanno fatto da un'altra parte, insomma, sono metodi che ci sono, non li abbiamo inventati noi, ci sono dall'inizio dell'umanità, no? Questa cosa qui, però, in maniera rigorosa e strutturata, può diventare un'occasione veramente di conoscenza. Quindi c'era anche questa, diciamo, questo background rispetto a un certo percorso. Un'altra cosa che vorrei far vedere adesso è un percorso che è andato avanti poi con, lasciamo la parola a Chiara Leffi magari direttamente, è un percorso che abbiamo iniziato a fare con tutti questi dialoghi sul territorio con le scuole, con un istituto tecnico alberghiero, con l'Istituto Tecnico Agrario, con il Comune di Macerata, perché c'era una particolare attenzione. Non so se Chiara c'hai delle slide da far vedere, magari puoi iniziare a Sì, condividerle. attivo l'audio, buonasera a tutti Poi, e grazie. scusa Chiara, c'era particolare attenzione al tema della valorizzazione di un prodotto che in Toscana sicuramente non conosciamo, ma nelle Marche è particolarmente importante. Guai a dire che questo prodotto qua sia simile alle lasagne. Un marchigiano non lo accetterà mai. E Chiara è marchigiana, è una postdoc all'Università di Macerata e appunto, si occupa di questi temi. Prego, Chiara. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Appunto, come diceva il professor Cavicchi, si tratta di un progetto che coinvolge più attori sul territorio e all'interno del quale noi come Università di Macerata siamo stati coinvolti insieme a, ecco qui potete vedere i partecipanti, quindi come diceva il professore, l'istituto alberghiero, un istituto sul territorio, l'alberghiero di Cingoli, un'altra università, l'Università di Camerino, l'Accademia Italiana della Cucina, la Camera di Commercio di Macerata e il Comune di Macerata. Un progetto portato avanti e voluto dall'Associazione Provinciale dei Cuochi di Macerata. Ossia iniziare il procedimento di certificazione STG di questo piatto tipico in cisgrassi alla maceratese, che sono, diciamo,
una variante della lasagna, ma comunque un piatto diverso, appunto. Perché generalmente si intraprende un percorso di certificazione in generale, comunque per garantire la qualità del prodotto, in modo tale poi da riuscire anche a poter competere sul mercato e appunto rispondere alla domanda dei consumatori. Questo c'è un regolamento che al quale fa riferimento per avviare questo procedimento di certificazione e all'interno della quale ci sono appunto delle misure che garantiscono quindi una sicurezza alimentare del prodotto e protegge anche da possibili frodi commerciali o imitazioni che comunque avvengono e quindi si va a proteggere l'originalità e l'autenticità del prodotto. Le certificazioni, come molti di voi sapranno, appunto, si dividono in indicazioni geografiche e specialità tradizionale. In questo caso parliamo di specialità tradizionale garantita. Si va a sottolineare il carattere tradizionale del prodotto, sia nella composizione o nei mezzi di produzione. Quindi praticamente si va a certificare la ricetta del prodotto che si vuole certificare. In Italia abbiamo tre specialità tradizionali che sono la mozzarella, la pizza napoletana e la matriciana. Come vedete, sono tre prodotti molto conosciuti e soprattutto conosciuti a livello mondiale. Quindi è stata sentita proprio l'esigenza di dover certificare questi prodotti che comunque sono già oggetto di frodi e di imitazioni, perché sicuramente se andrete all'estero la pizza napoletana non verrà fatta con i prodotti che bisognerebbe usare per fare la pizza, ma con altri prodotti. Quindi a quel punto non potrebbe essere chiamata pizza napoletana, ma non so, con un altro nome. Come si fa per fare richiesta di certificazione? Ci sono dei documenti da presentare, l'atto dell'associazione, l'atto costitutivo dell'associazione che vuole far domanda di certificazione. C'è un disciplinare di produzione all'interno del quale indicare il nome, le caratteristiche del prodotto, la zona geografica all'interno della quale questo prodotto viene prodotto, viene cucinato, insomma. E vari metodi di coltivazione, confezionamento. Nel caso della STG, viene indicata proprio tutti gli step della ricetta e quali sono i prodotti, da utilizzare. Viene poi fatta una relazione storica, per poter comprovare che la produzione dura da, almeno 25 anni, anche se non continuativi, su quel territorio. Una relazione socio-economica, dove, comunque vengono indicate le quantità prodotte e il numero delle aziende che sono coinvolte nella produzione. Una relazione tecnica, dalla quale si evince appunto il legame che questo prodotto ha con il territorio e il nome poi dell'organismo che farà da garante per questo disciplinare di produzione. Quindi appunto abbiamo portato avanti abbiamo iniziato questo progetto, questo insomma procedimento nel 2018 e le richieste di certificazioni durano molti anni e ci vuole molto tempo per arrivare poi alla definizione e all'accettazione di questa certificazione. Noi, in quanto Università di Macerata, ci siamo occupati della relazione socio-economica, quindi abbiamo fatto varie interviste, abbiamo somministrato vari questionari a più attori sul territorio, a partire da ristoratori, professori, universitari, professori delle scuole, superiori, esperti del settore agroalimentare, esperti di comunicazione. Un po' tutti, diciamo, e abbiamo praticamente dall'analisi più economica è emerso che non molti ristoranti nella provincia di Macerata offrono il piatto dei vinci sgrassi sul loro menù, più del 50%, o meglio, il 50% non li cucina.
e altri non li presentano sul menù, ma li fanno su richiesta. Quindi comunque non è un piatto presente nel menù. Inoltre, invece, dall'analisi più sociale, secondo gli intervistati, questa possibile certificazione potrà risolvere i problemi che sono legati alla limitazione, ma più che altro alla disinformazione, perché appunto non è un piatto conosciuto al di fuori dei confini regionali. Probabilmente molti di voi non avranno mai né sentito parlare né assaggiato questo piatto. E comunque concordi sul fatto che potrà portare un valore aggiunto e un contributo proprio allo sviluppo economico del territorio. Che è emerso però che, appunto, come vi ho detto, non è un piatto molto conosciuto, a differenza di quelli che abbiamo visto prima, come la mozzarella, la pizza napoletana, la matriciana, che avevano realmente bisogno di questa certificazione perché erano piatti, appunto, imitati a livello mondiale. E quindi infatti sono emerse delle titubanze, per cui secondo molti non sarà questa certificazione a rendere il piatto conosciuto al di fuori dei confini regionali. E comunque sarà necessaria un'ottima strategia di promozione e di marketing, ma soprattutto riuscire a coinvolgere tutti i professionisti del settore, perché appunto, come abbiamo visto, molti ristoratori non offrono il piatto sul menù e quindi una necessità di collaborare tra attori locali. Tuttavia, comunque, dobbiamo dire che già questo progetto, già questa volontà di voler portare avanti questa certificazione è un esempio di collaborazione tra attori locali e sicuramente coinvolgimento di un po' tutte le sfere, perché appunto sono stati coinvolti sia la sfera pubblica, quindi le istituzioni, ma anche gli studenti della scuola dell'alberghiero, così come appunto le università e poi tutti quelli che sono gli attori più economici, quindi tutti i ristoratori. Quindi rappresenta comunque già una volontà di voler collaborare e mettersi insieme per utilizzare un piatto e promuovere questo piatto, ma utilizzarlo anche per poi promuovere tutto il territorio della provincia di Macerata. Quindi tuttora siamo ancora in fase di... La richiesta è stata accettata però è ancora in fase di chiusura del procedimento. In teoria, verso la fine dell'autunno dovrebbero pubblicare gli atti e approvare in maniera definitiva questa certificazione. Quindi, ecco, come vi Grazie. dicevo, è un processo molto lungo che dura anni perché andiamo avanti dal 2018. Però, ecco, è stato un bel esempio di collaborazione sul territorio. Grazie, grazie mille Chiara, perché c'è utile anche per capire che come, a parte il tema verrà sviluppato poi da Mauro Rosati, perché qui abbiamo il più grande esperto a livello mondiale dell'argomento, però anche la modalità di iniziare un percorso di certificazione può partire da tanti spunti diversi. In questo caso è partito proprio da una collaborazione che è servita a dare quell'empowerment, cioè a far sentire proprio un progetto a tanti attori sul territorio e non il progetto di pochi che si mettono insieme, di sfere diverse, anche se si parlava di un piatto tipico locale. In tutto questo percorso, a un certo punto ci siamo imbattuti nel terremoto. 2016-2017, l'Italia, il centro Italia è crollato, l'Università di Macerata si è trovata accanto a tutte le problematiche dei Monti Sibillini. E quindi una delle cose che ci sono state chieste da parte del territorio era di iniziare a organizzare un campione di conoscenza, perché nei primi momenti del terremoto era proprio difficile anche capire dove erano le informazioni, chi aveva le informazioni giuste e da cosa si potesse ripartire. Chiara che ha parlato adesso e Sabrina che sta per parlare, Sabrina Tomasi, sono state, adesso sono postdoc, sono assegniste di ricerca,
ma hanno iniziato il loro percorso di dottorato con dei dottorati innovativi, dei dottorati cofinanziati dalle imprese e in particolare il do loro dottorato era stato cofinanziato da una startup che si chiamava Xspirit e che aveva come scopo quello di fare un nuovo, di promuovere una nuova destinazione, la destinazione della marca maceratese. Se voi andate su internet e cercate su Google marca maceratese, trovate questo MAMA, che è questa destinazione che è nata proprio grazie a questo processo continuativo sul territorio. Dall'esperienza di MAMA, la cosa che secondo me è interessante, che ci farà vedere adesso Sabrina, se non so se avevi delle slide adesso, comunque le puoi presentare. Ma quello che è interessante è che poi questo modo, questo metodo di lavoro va oltre i confini, per cui anche rispetto al lavoro del Siena Food Lab, in questo momento si sta dialogando molto col territorio, si stanno facendo delle esperienze per gli studenti, per le imprese, ma l'effetto di questo e l'impatto potrebbe anche andare fuori regione, potrebbe poi andare a finire in un altro continente, potrebbe trovarsi, come nel caso di Sabrina, in Sardegna. E quindi chiedo a Sabrina 5 minuti di farci vedere che cosa è riuscita a fare utilizzando lo stesso metodo che avevamo utilizzato nelle Marche. Prego, Sabrina. Mi riuscite a sentire e vedere? Sì. Ok, allora, intanto apro un po' la presentazione. Grazie a tutti per questa occasione di raccontare un po' quello che abbiamo fatto anche oltre regione, come diceva il professor Savizzi. Quello che vorrei dire per cominciare, no? E lavorare con questo capitolo, ad esempio, per me è stata un'ottima occasione di lavoro il fatto di aver lavorato come innovation broker per l'Aftan durante i gruppi operativi, quindi durante l'avvio dei gruppi operativi. Tutta questa metodologia è stata poi raffinata nel corso del tempo attraverso il nostro gruppo di ricerca e via via le iniziative che sono state portate avanti sul territorio ci hanno portato a conoscere anche altri territori. Oppure ad avviarci in contesti in cui eravamo, dove avevamo già una certa sensibilità. Ovviamente dal mio accento sentirete che io sono sarda e nel corso della mia esperienza, anche al di là dell'università, ho portato avanti tutta una serie di attività di tipo associativo. Per cui all'interno della mia comunità, nel mio paese si chiama Venosfanariga, abbiamo portato l'Università di Macerata perché insieme al gruppo di ricerca abbiamo lavorato con l'associazione Promuovere, che è un'associazione che agisce a livello regionale in Sardegna, per lavorare di facilitazione con la comunità locale e capire come potesse essere promossa meglio questa comunità. Abbiamo messo insieme, come, anche per rispondere un po' alle domande che venivano fatte prima, non solo aziende, ma anche cittadini, associazioni, perché nelle piccole comunità il livello associativo è quello che maggiormente emerge spesso, che a volte quasi si sostituisce anche al pubblico per certi servizi che offre. E quindi ecco, abbiamo messo insieme tutta una serie di attori locali, abbiamo fatto delle indagini insieme a loro, gli abbiamo chiesto. Abbiamo lavorato soprattutto sul confronto tra il loro senso di identità e sul confronto con l'immagine che veniva proiettata all'esterno rispetto proprio al luogo, al paese, ed è stato chiesto loro anche di fare un'analisi SWOT, quindi capire quali fossero per loro i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce. E siamo andati a lavorare proprio di persona con questo gruppo perché la volontà comune era quella di lavorare a una minima offerta integrata di collaborazione tra tutti, all'interno della comunità, tra i vari operatori che si occupavano di diverse cose. Ci siamo resi conto che anche a livello di competenze c'era un certo valore, nel senso che c'erano tutta una serie di figure che potevano essere di supporto le une alle altre. C'erano figure anche di persone anziane che nel corso del tempo, per esempio, avevano
studiato la storia del territorio e si erano insomma, avevano tante conoscenze da poter trasmettere, e molti giovani che invece stavano lavorando di innovazione sul territorio attraverso delle piccole attività che stavano portando avanti. Quindi ecco, ci siamo concentrati su quelle che potessero essere, questa è una metodologia che tra l'altro noi abbiamo ripreso da Urbatto, quindi tutto poi è un reticolo di fili che si intrecciano, perché la metodologia che abbiamo utilizzato anche all'interno di altri progetti, nonché i partner del progetto stesso, che ricordo è un progetto promosso da un'associazione locale, che poi però si è legata all'università, anche i partner regionali, scusate, nazionali, poi li abbiamo attinti da quelli che erano i nostri i partner che attraverso l'Università di Macerata avevamo, insomma, con cui avevamo già cresciuto delle relazioni, delle associazioni che lavoravano in rete per la promozione turistica delle aree rurali del Fermano. Quindi ecco che tutti i punti si uniscono, e abbiamo poi lavorato sull'albero dei problemi ragionando su tre livelli diversi: cause, problemi ed effetti. Partendo dai problemi che loro avevano elencato nella loro analisi, siamo andati a sviscerarli, a capire secondo loro tra quei problemi se ci fossero delle cause e quali fossero quegli effetti. E abbiamo però voluto ragionare anche in maniera positiva con loro. Tutto questo è avvenuto proprio localmente, siamo andati lì a luglio, quest'estate, e abbiamo proprio incontrato di persona le persone, e c'era veramente un alto livello anche di consapevolezza, che ha portato poi anche a tutta una serie di proposte di azione. Come vi dicevo prima, la metodologia è quella degli approcci partecipativi che noi applichiamo sempre, ma a livello anche di strumenti utilizzati abbiamo tratto spunto dagli strumenti che abbiamo a disposizione attraverso il programma Urba, quindi sia l'albero dei problemi che la tabella delle azioni ci ha aiutato un po' a concretizzare, e abbiamo chiesto loro quali fossero le azioni potenziali, ma anche di ragionare nel concreto di quali potessero essere i risultati attesi, le risorse, chi dovesse avere un ruolo centrale nel coordinare l'attività, quali partner e in che tempistiche, oltre che ovviamente se avevano qualche opzione da proporre, alcuni esempi di riferimento. Questo alla fine, perché poi abbiamo indagato, chiedendo loro anche quale fosse la priorità di queste azioni, secondo loro, è che c'è la necessità di lavorare prima internamente, e quindi di formarsi, di creare un gruppo di coordinamento, di attivarsi con una piattaforma online che faccia scoprire anche quali sono le competenze a livello locale, oltre che le risorse da poter valorizzare a livello turistico, e poi in un secondo momento, dopo che tutta questa infrastruttura possa essere creata, lavorare proprio su un'offerta turistica integrata. Questo giusto per dirvi in poche parole come abbiamo lavorato, grazie anche agli spunti e alla collaborazione tra territorio e Università di Macerata, proprio un po' nell'ottica di quello che diceva prima professor Cavicchi, è il concetto di università civica che ha questo senso della missione, ma anche questo senso del luogo, del posto, e come luogo, laboratorio dove poter effettivamente mettere a sistema la parte teorica e quindi concretizzarla. Diciamo che poi a livello locale io mi occupo anche di altre attività, però devo dire che tutte le esperienze che sto vivendo in Sardegna, grazie ad alcune associazioni, non le avrei potute vivere sicuramente nello stesso modo se non avessi avuto un certo tipo di formazione e anche un certo tipo di approccio alla ricerca attraverso il dottorato e attraverso le attività che abbiamo fatto finora con il gruppo di ricerca guidato dal professor Cavicchi. E quindi anche nel contesto di un altro progetto che sto lavorando, che si chiama Sardinia Stop Tourism, che è un progetto slegato dall'università ma che ha molti punti di contatto soprattutto nel modo in cui abbiamo di approcciarci al territorio, ecco appunto queste attività le stiamo portando avanti. Questo è un progetto che è nato con altre sei
donne che hanno vissuto fuori e sono poi tornate in Sardegna, e stiamo lavorando sulla su una nuova narrazione delle aree interne della Sardegna in via di spopolamento, perché ci siamo resi conto che lo spopolamento in certe aree non deve per forza essere raccontato in maniera negativa. Perché ci sono tutta una serie di realtà imprenditoriali, soprattutto giovanili, ma alcune volte anche di tipo più tradizionale, che poi da un certo punto di vista innovano, nel senso che c'è un salto generazionale, magari i figli prendono parte all'azienda e portano delle innovazioni, proprio perché magari o hanno studiato fuori oppure, pur stando dentro, prendono spunto dal fermento che c'è a livello locale, e quindi abbiamo deciso di creare un portale che le comunicasse, e abbiamo scelto di comunicarle attraverso... Scusa, siamo sì. Ancora sulla prima slide, non stiamo vedendo... Ecco, il tuo... sì, non so se vedete che ho spostato adesso. Adesso è come lo comunichiamo, vediamo. Ecco, perfetto. Giusto per dirvi che abbiamo creato questo portale per ognuna di queste realtà. Abbiamo creato una cartolina, però è una cartolina che è virtuale ovviamente, ma funziona al contrario, è la cartolina di chi resta per chi viaggia, perché l'idea di comunicare queste realtà nasce dalla volontà di far sì che siano le realtà stesse a raccontarsi e a invitare le persone a visitare i territori. Non è tanto importante cosa stiamo facendo a livello di piattaforma, quanto il modo in cui lo stiamo facendo, perché stiamo andando in giro porta a porta a contattare queste realtà, a farci raccontare la loro storia, a raccogliere le informazioni, a pubblicizzarle ovviamente, ma soprattutto stiamo cercando di creare una rete a livello proprio regionale, quindi coprendo tutte le aree interne della Sardegna. Il nostro criterio non è scientifico, però ci siamo dati un simbolo per identificare le realtà da mappare, ovvero quelle che rientrano nel semaforo dello spopolamento. È uno strumento che ci siamo inventate, però che ricorre a questo criterio. Il semaforo rosso sono i paesi che hanno meno di 1000 abitanti, e così via fino al semaforo verde che ne ha fino a 3000, e poi i paesi in azzurro sono quelli che delle aree costiere, che pur essendo in area costiera, quindi potenzialmente più avvantaggiate dall'ipotetico riscontro turistico, in realtà vivono una situazione di spopolamento, e stiamo quindi cercando di metterle insieme. Come lo stiamo facendo? Attraverso degli approcci partecipativi, quindi le stiamo incontrando, abbiamo fatto due cicli di incontri già, in cui abbiamo raccolto le esigenze comuni, li abbiamo divisi per territori, quindi macro, subregioni, quindi territori un po' più ampi che potessero far incontrare più persone che magari non si conoscevano, e questa è una cosa di cui ci siamo accorti, anche persone della stessa zona non si conoscono, oppure se si conoscono non sanno esattamente che potenzialmente potrebbero collaborare. E abbiamo portato avanti queste iniziative sempre attraverso delle tecniche di facilitazione che sono legate più o meno a quello che abbiamo fatto finora con il nostro gruppo di ricerca, e stiamo raccogliendo dati e informazioni e facendoli lavorare proprio su possibili proposte che possono fare in maniera congiunta. Ogni territorio è diverso, ci rendiamo conto del fatto che ognuno di loro però ha un certo senso del territorio, e anche del fatto che si possano superare dei pregiudizi o una certa cultura dell'individualismo che viene sempre sdoganata ovunque, ma che in realtà realmente mettendo le persone a lavorare insieme su questioni pratiche facilmente si può. Ovviamente è un processo lungo e ci vuole sicuramente qualcuno di esterno che le mette insieme e cerchi di facilitare in maniera neutrale, ma che appunto lavorando sul concreto possa poi supportarle lungo la via, e comunque queste cose danno fiducia e ravvivano un po' il territorio. Questo è giusto per dire che l'università ha un ruolo che può portare avanti anche al di là del proprio territorio di riferimento. Del confine periferiale.
Esatto. Grazie, grazie mille, Sabrina. Grazie. Vorrei riuscire a rientrare e concedervi nuovamente lo schermo, ma non riesco a Ci riaprire. Ecco, lo espando qua. pensiamo, dai. Va bene, grazie. Allora, io mi prendo gli ultimi 5 minuti per dirvi che cosa bolle in pentola, per cui vi ho fatto vedere che cosa è successo, vi abbiamo fatto vedere insieme che cosa è successo a Macerata in questi anni, a partire da quel gruppo di lavoro lì, e come questo poi sia diventato anche un'occasione anche fuori di quel territorio. In qualche modo è stato anche un piccolo seme che poi dopo è fiorito in maniera consistente grazie al Siena Food Lab e alla fondazione. Questo appunto era quello che sta facendo Sabrina, che sta diventando anche di rilevanza internazionale, perché un po' tutta Europa parla di questo gruppo di giovani donne che si sta mettendo all'opera per lavorare sulle aree interne e che sta coinvolgendo tante imprese. A partire da tutti questi lavori sono nati tanti progetti. Mangia Locale, abbiamo avuto ospite nella scorsa edizione della Siena Food Lab Academy, il responsabile di questa iniziativa, Daniele Paci. È un progetto che era nato come Mangia Marchigiano per la georeferenziazione dei prodotti, che durante la pandemia è diventato Mangia Locale ed è diventato un progetto italiano con migliaia di imprese che stanno partecipando a questo marketplace. Come ne sono nati altri, quindi non sto dicendo che questo è il migliore assolutamente, ma è nato sempre con questa logica del coinvolgimento degli approcci partecipativi. Così come Smart Marca, grazie anche al lavoro di Concetta Ferrara, un'altra dottoranda, quasi dottoressa di ricerca, per cui abbiamo iniziato a utilizzare le ICT per mappare il territorio, per la georeferenziazione con l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata. E profili sensoriali come vere e proprie app per degustare i prodotti e per, da una parte, dare informazioni sulla percezione che si ha di quel prodotto, ma dall'altra anche come gaming per capire quando si assaggia un certo prodotto quanto la nostra percezione è diversa da quella dei panel di professionisti assaggiatori. Sono nati e-commerce sui Sibillini, come questo Via Terra, sempre grazie alla collaborazione tra studenti e imprenditori locali, tra l'altro allevatori in questo caso. E poi è nata un'iniziativa molto bella, e qui direi che ho avuto la fortuna di incontrare veramente imprenditori illuminati sul territorio. Questo è l'evento che si chiama Caseifici Agricole Open Day, una specie di cantine aperte delle aziende che fanno formaggio a chilometro zero. I Casari e De Casari, l'Associazione dei Casari e delle Casare Italiane, che in un certo weekend durante l'anno hanno deciso di iniziare ad aprire le porte ai turisti, alle famiglie, a un certo tipo di turista, per insegnare le basi della sostenibilità, collegate a un certo modo anche di produrre latte, di produrre formaggio. Quindi tutti questi progetti che nel tempo poi sono stati occasione di, cioè che sono stati fatti anche perché, soprattutto grazie a Gigliola Paviotti, che ha parlato prima, che ha una grandissima competenza sulla progettazione, si è riuscita ad avere finanziamenti europei per farli e quindi per sostenere con borse di ricerca le persone che avete visto questa sera e anche altre che, tra l'altro, ho visto ci stanno anche ascoltando oggi. E qual è l'ultimo step? L'ultimo step è da una parte che è quello che sta facendo il Siena Food Lab con questo coaching, con questo accompagnamento delle imprese verso l'innovazione. Compito che non è per niente facile, per tanti motivi che non dipendono, non è colpa di nessuno, ma è ovvio che è un percorso in itinere, no? Ma a livello europeo in questo momento si sta finanziando tutta una serie di iniziative che riguardano la creazione di nuove imprese, ma soprattutto un atteggiamento imprenditoriale degli studenti. Questo è un programma che si chiama Higher Education Institution Initiative ed è un programma di capacity building per le università. Ho avuto il piacere, l'onore di arrivare all'Università di Pisa con un progetto finanziato
Praticamente siamo in una rete, questo è un progetto, ma la rete è molto più grande, è una rete di università che hanno dei laboratori sull'imprenditorialità e che stanno lavorando a livello internazionale per dare la possibilità agli studenti di fare educazione imprenditoriale, partire dalle sfide che vengono lanciate dal territorio, direttamente dialogando con gli imprenditori e arrivare a una loro idea di startup. Poi a livello internazionale ci sono i coach, ci sono esperti di AT Food, per esempio, di altre sezioni dello European Institute of Technology and Innovation che danno supporto per portare avanti dei progetti di imprenditorialità. E siamo in connessione con gli incubatori regionali, per esempio a Pisa siamo in connessione con quello di Navacchio. Il network si sta allargando, l'idea di cui già ho parlato anche con Cristiana è quella di avere un programma proprio regionale toscano con un'attività costante, non solamente una volta l'anno, come alcune attività che vengono fatte a livello regionale, di università che continuamente danno l'opportunità agli studenti di intraprendere un percorso orientato all'imprenditorialità. E questo è un evento che abbiamo organizzato a Pisa, un hackathon, che era proprio sui temi del food, della digital transformation. Ci sono state queste quattro realtà: il Distretto Rurale della Val di Cecina, la Piana del Cibo di Lucca, la Federazione delle Strade del Vino e Terre dell'Etruria, che hanno presentato le loro problematiche, e gli studenti di tutto l'Ateneo, anche in gruppi multidisciplinari, hanno deciso di affrontare queste sfide che venivano lanciate agli imprenditori, portando la loro idea. E questi studenti adesso stanno partecipando al programma di pre-incubazione a livello internazionale. E proprio prima di iniziare questa call, questo webinar, era un altro webinar in cui facevo da tutor ai nostri studenti che incontravano studenti del Portogallo per capire come le loro idee imprenditoriali potrebbero andare insieme. Quindi, per concludere, qual è il ruolo dell'università? Si parla di co-creazione per la sostenibilità. Il fatto che le soluzioni per la sostenibilità necessitano di essere individuate attraverso la partecipazione di più attori. E siccome non c'è una soluzione che vince su tutte, bisogna sempre capire qual è quella che a livello locale è la migliore per quel problema che si individua in quel momento, ma tenendo bene a mente che dopo un mese, 3 mesi, 6 mesi, forse il problema si è spostato altrove, quindi c'è bisogno continuamente di riaddrizzare l'antenna sulla definizione del problema. Tutti questi metodi di cui vi abbiamo parlato, quindi partendo dalla realtà, questi approcci costruttivisti per cui si impara mettendo le mani in pasta, sono utili perché ci danno la possibilità di non staccarsi troppo da quelle sfide che sentono gli imprenditori e ci danno la possibilità di lavorare sulla fiducia. C'è un grandissimo problema però. Se questo tipo di approccio non viene istituzionalizzato, mettiamo il Siena Food Lab, che in questo momento sta facendo grandissime cose. Ma se questo approccio non viene istituzionalizzato poi dall'università e quindi rimane un'iniziativa a sé stante, tutto il patrimonio di reti, di conoscenze, di condivisione rischia di stopparsi nel momento in cui o finisce il lavoro di una persona, o finisce il finanziamento, e si ritorna al problema di cui vi parlavo all'inizio, no? Quindi finisce un tentativo e poi dopo come si va avanti? Visto che si sta, e questo non ve lo dico tanto per Siena, ve lo dico rispetto a quello che sto vivendo a Macerata. Ovviamente ho lasciato Macerata per venire a Pisa e non essendo stato istituzionalizzato dall'università questo tipo di approccio, il rischio è che tutte quelle reti che sono nate sul territorio vengono dismesse in qualche modo. E questo è un vero peccato per un territorio perché c'è stato un finanziamento perché quelle cose lì potessero andare avanti. Quindi poi c'è bisogno anche da parte della governance degli Atenei di inglobare certe pratiche all'interno di una struttura che sia continuativa. Va bene, questo mi pare molto importante. L'ultima cosa è una frase con cui finisco di sempre le mie lezioni, che mi ha suggerito un genio che è mia moglie, che è docente anche lei, e che dice, allora questo è il padre della Participatory Action Research, che in pratica è quella che facciamo noi in questo racconto, e che dice che ogni ricerca scientifica deve essere fatta sul livello dell'incontro, che è fatta sul livello dell'incontro umano, richiede al ricercatore di avere uno scambio interpersonale.
Il ricercatore deve prendere confidenza della comunità con cui sta lavorando. Il centro dell'esistenza umana può essere raggiunto solo se c'è una fiducia comune che l'incontro che avviene per il bene delle persone coinvolte. Questo significa che in ultima istanza non c'è solo una posizione da puro osservatore della realtà in questo incontro, c'è una ricerca comune del bene comune. E questo è quello che, indipendentemente da dove siamo, tutti possiamo fare, che siamo in Sardegna, che siamo nelle Marche, che siamo a Siena, che siamo a Pisa. Quindi il mio è anche un invito a continuare a scambiare queste pratiche e anche questi metodi di lavoro. E credo, insomma, che siamo solo all'inizio, spero che se ne possa vedere delle belle. Intanto grazie a Cristiana, grazie a Claudio per l'occasione che ci avete dato. Non so, Cristiana, se prendi la parola. Non sapevo se c'era Claudio per dire qualcosa. Mi vedo frizzato, forse. Parli di me? Sì. No, io intanto vi faccio vedere tutti gli appunti che ho preso. È stata un'ora e mezzo interessantissima. Non cito le cose che mi hanno colpito di più, perché farei un torto alle altre, che veramente mi è rimasto tantissimo. Non ultimo questo passaggio di Alessio sul tema dell'istituzionalizzare poi dei processi e anche di capitalizzare dei risultati, perché anche come fondazione ovviamente noi sosteniamo i progetti in una fase di startup. Poi chiaramente noi abbiamo bisogno di consolidarli e di capitalizzarli al momento in cui, come dicevi, si possano in qualche modo sostenere da soli. Quindi ti ringrazio anche per questa sottolineatura, e niente, soltanto passo la parola a Cristiana. Ringrazio tantissimo il professor Cavicchi e tutti gli interlocutori che hanno animato questa interessantissima lezione del Siena Food Lab Academy. Allora, io non rubo altri minuti, perché veramente la lezione è stata bellissima e sempre tantissimi spunti di riflessione ci dà, offre il nostro professor Cavicchi, e comunque sempre tutte le persone che invita. E ti ringrazio davvero anche per lo spunto, soprattutto della realizzazione di un progetto importante come il Siena Food Lab, che ovviamente è una bella idea nata dalla collaborazione di tante persone. Ha citato la moglie, la professoressa Santini, che è comunque uno dei punti che ruota intorno a questo progetto, perché ovviamente qui siamo io e Claudio, ma dietro ci sono tante persone che ci lavorano, quindi veramente consolidare un progetto così importante è utile per tutti. Quindi ringrazio tutti, la prossima lezione sarà il 9 di dicembre con il vice direttore della FAO, il dottor Maurizio Martina, e quindi grazie ancora agli ospiti e a presto. Grazie tantissimo. Grazie.